Bentornati ragazzi sul vostro canale di pittura preferito. Oggi nuovo appuntamento, nuovo tutorial. Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere come realizzare le catene. Catene che possono essere presenti in tantissimi modelli, sia fantasy che 40.000 per quanto riguarda Warhammer, ma li trovate in tantissimi modelli di tantissime altre marche. Ovviamente andremo, come sempre ormai è nostra attitudine, a dipingere tutto in modalità metallo, non metallo, quindi adopereremo i neri, i grigi e tutte quelle che sono le varie sfumature per le velature ad effetto. Ovviamente non mi sono scordato dell'altro tutorial, quindi il preview per quanto riguarda i diorami. È una cosa che stiamo ovviamente finendo, ma sono partite alcune collaborazioni con alcune aziende italiane addirittura. Yuhu, finalmente abbiamo delle nuove possibilità a casa nostra, invece di appoggiarsi sempre a spagnoli, tedeschi, inglesi, eccetera eccetera. Ci sono anche in atto delle collaborazioni con alcuni marchi inglesi e vedremo proprio nella realizzazione dei nuovi tutorial. Quindi non perdiamo più tempo, iniziamo la pittura della nostra catena. Adopereremo per questo tutorial un mastino un po' particolare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like se vi piace. Questo che sentite in sottofondo è la mia bimba che è venuta a trovarmi e fa un po' di confusione. Bene, quindi partiamo subito col nuovo tutorial come realizzare le catene in metallo, non metallo. Partiamo! Eccola qui, la volevate? Ciao, saluto a tutti. Bene. Ciao. Anche lei sta iniziando a dipingere. Ci vuole un po' di tempo, ma comunque qualcosa sta facendo. Bene. Cosa vuoi dire? Sto asciugando il mio omino. Il tuo omino sta asciugando. Cosa hai dipinto? Un omino? E di che colore? Orange. Orange, abbiamo fatto un omino orange. Beh, lo vedremo alla fine di questo tutorial. Vedremo l'omino orange. Bene, allora ritorniamo a noi, non perdiamo più tempo e partiamo con questo nuovissimo tutorial. Ok, eccoci tornati sul nostro mastino. È un modello della gamma, ovviamente, per quanto riguarda Games Workshop, quindi di Warhammer, fa parte della famiglia del Caos e ha tutta una storia sua che ora sinceramente neanche mi ricordo. La particolarità di questo modello è proprio questo cane abbastanza cattivo che vediamo da questa parte. Bene, allora qui dobbiamo fare in questo caso una vera e propria, come dire, dobbiamo ristrutturare il modello perché è già stato dipinto. Quindi qui sotto in realtà nelle parti nere che voi vedete io le ho ricolorate, ma realmente era stato fatto di full metal, quindi un colore metallizzato. Ho visto un piccolo errore, un altro piccolo errore asciugando, è venuto fuori. Quindi è stato fatto da un altro artista, però completamente in full metal, esattamente come anche questa zona qua. Per carità, bellissimo, una cosa davvero molto bella. Però il proprietario del pezzo ha chiesto qualcosa di un po' diverso, qualcosa di metallo o non metallo, e quindi andremo a vedere come fare questa parte molto molto importante che sono le catene. Bene, allora di che cosa avrò bisogno? Ho aspettato per realizzare questa parte di questo modello per un semplice motivo, perché è un modello un po' particolare, volevo imparare a usare meglio possibile gli artist, mi ci è voluto qualche mese, ho imparato a usarli in maniera credo abbastanza corretta e quindi posso realizzare anche direttamente su un modello che non è mio qualcosa di davvero carino a vedersi. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? Beh, innanzitutto io partirei con questo, loro lo chiamano un violet grey, è una sorta di grigio leggermente tendente all'azzurrino, vedete, al violetto. Ho ovviamente il mio immancabile bianco che adesso prenderemo. La parte per quanto riguarda la base viene fatta con un grigio semplicissimo, un grigio, loro lo chiamano grigio perla, ma altro non è che una sorta di gamma Vallejo, lo chiamano medium sea gray, e ovviamente il mio nero. Quindi per adesso partirei con solamente queste gambe qua, magari eventualmente un colpettino di qualche altro colore dopo, ma vediamo sulla parte delle
delle sfumature e sulle velature. Vediamo cosa c'è da fare. Beh, sostanzialmente dobbiamo andare a creare un colore, un pochino una sorta di pseudo antracite. Quindi io in questo caso con il mio nero e il mio grigio creerò un colore antracite di mezzo per realizzare la base delle mie chiavi, delle mie catene, scusatemi. La gamma Artist non possiede un colore antracite, ma crearlo è davvero molto molto semplice. Un po' di grigio chiaro e un pochino di nero. Uso i guanti in quanto questo modello comunque è un modello fatto molto bene e il grasso della pelle tenderebbe leggermente a sciupare tutto quello che di buono è stato fatto. Quindi andiamo a dare nella parte di maggior luminosità, quindi quella che noi scegliamo come maggior luminosità, dei piccoli colpettini per realizzare la prima parte della base. Anche qui sotto. Come sempre ricordate che in questi passaggi la cosa più importante è la pazienza. Non demordete se immediatamente non vedete il risultato che sperate o che volete, perché è anche normale. Il primo passaggio sostanzialmente cambia di molto, molto poco tutta la parte di, diciamo, che avete dipinto, quindi da nero a grigio antracite il tono è davvero medio. Ma è importante perché alleggerirà quelle che sono le transazioni che faremo dopo, molto più luminose. Attualmente preferisco dipingere praticamente quasi tutto per rendere questa parte qui più bella e più luminosa possibile. Qui invece dove c'è questa sorta di mezzaluna rimango dalla parte alta e basta, proprio per dare poi l'effetto di metallo o non metallo. Ok, adesso come vedete il passaggio è realmente molto molto tenue, si vede poco e niente. Adesso dovrò con il mio Violet Grey, quindi un tono molto più chiaro, mettendo un gocciolino di ritardante, eccolo qua. Che cos'è il ritardante? Il ritardante è una sorta di diluente che tenderà a far seccare in maniera più lenta il vostro colore. Scusatemi, ho il pennello in bocca. E quindi potrete tirare meglio il colore. Quindi un pochino di qua. Cosa andrò a fare? Andrò a definire un capellino meglio le zone di luce intermedia. Ingrandisco un pochino, almeno forse lo vedete meglio. Questo modello non ha neanche una catena liscia, ma in realtà ha una catena un po' particolare,
è fatta un po' a cornetti, per così dire. Quindi dovremmo cercare dopo di dare un effetto bello, ma reale, su una catena del genere. Anche la parte alta, che ovviamente risulterà drasticamente più luminosa rispetto a tutto il resto. Aumentiamo leggermente l'intensità in queste zone. Ovviamente a cose normali, secondo me, l'effetto viene leggermente più delineato. Qui abbiamo dovuto riaggiustare il colore su un colore già dato, quindi purtroppo l'effetto non è proprio ottimale, secondo me, ma giustamente è un restauro, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, avere rispetto per il modello, ma anche per chi l'ha dipinto prima di noi. Adesso abbiamo delineato meglio alcune parti del nostro modello. Quindi con il grigio perla, mischiato alla mescolanza che ho appena fatto, andrò a dare un'ulteriore smorzata in tutte queste zone di luce. In questo caso la luce deve essere zenitale, quindi vuol dire che viene a 90 gradi rispetto al personaggio, quindi è proprio perpendicolare. Un pochino di ritardante sulla mescolanza permetterà di tirare un pochino di più il colore dal chiaro allo scuro. Parte qui. Ecco qua. E stiamo aumentando la luce della nostra catena. Ora, mettendo un gocciolino di bianco alla nostra mescolanza ulteriore, posso andare
a fare una sorta di piccolissimo lining. Facciamolo al contrario, nella parte col guanto mi casca, nella parte bassa delle nostre catene, questa zona qui, proprio sotto, ed è per delineare l'anello della catena che andiamo a lumeggiare. È una mescolanza chiara ma non troppo. Anche quassù. Giriamo e torniamo alla visione normale. Ecco quello che succede: è leggermente cambiata la nostra linea di visibilità. Quindi, mettendo ancora del bianco e arrivando quasi al bianco puro, andrò a fare ulteriori colpi di luce per aumentare l'effetto ferro. Sempre un lining leggero. Questa parte qua verrà ugualmente aumentata come luce, e qui uguale. Ecco qui. Aumentiamo anche qua. Aggiustiamo, c'è un pochino da riaggiustare. Bianco puro direttamente in alcune zone. Ma adesso c'è da fare l'effetto giusto. L'effetto giusto qual è? È ritornare indietro e quindi andare
a abbassare il tono e con il colore antracite che avete fatto all'inizio, con un pochino di grigio blu, per capirsi, possiamo andare, ora lo sto preparando, possiamo andare ad aumentare lo stacco di queste zone. Come si fa? Beh, bisognerà fare tutto il bordo di queste parti. Sempre morbide, quindi non dico velatura, ma poco ci manca. Per aumentare il contrasto generato. D'altra parte, quando si va a schiarire, più che di bianco o di avorio, beh, non si può fare. Quindi è importantissimo definire con le ombre scure, le più scure possibili, sia i contorni che la parte in luce, per aumentare il contrasto che c'è tra luci e ombre, appunto. Quindi una volta che avete lavorato di luci, dobbiamo lavorare di ombre. Possiamo eventualmente aumentare il lining in questa zona e chiudere l'effetto metallo non metallo. Anche in questa parte qui, per aumentare l'effetto, un po' di luce è necessaria. Questo bianco lo riprendiamo. Ecco qui. Il lining ulteriore di bianco aumenterà ancora di più la nostra differenza di toni. In alcuni anelli della catena potete proprio aumentare fino a un bianco puro quello che vedete. Quindi ora vi allontano, ecco, abbiamo alcuni semplici passaggi, hai ricostruito la catena. Possiamo eventualmente aumentare ancora in alcune zone,
per rendere ancora più luminosa la nostra catena del caos. Il bianco puro in questo caso aiuta drasticamente a compiere questa missione. È un lining fino fino. Sempre con il bianco. Aumenterà l'effetto. Ve lo faccio vedere in un'altra angolazione, perché probabilmente lo vedete un pochino male. Il nostro modello ha la sua catena realizzata con l'effetto metallo metallo. Possiamo eventualmente, una volta che è in sopra la piccola vasetta, aggiustare i toni nelle zone che magari prima ci sembravano un po' all'ombra. Tono un pochino più basso, magari più tendente all'azzurro, possiamo completare questa zona inferiore. Ecco qua, la nostra catena è praticamente finita. Se proprio vogliamo fare una cosa un po' particolare, per aumentare l'effetto che c'è dell'armatura e renderlo un pochino più veritiero, possiamo utilizzare questo rosso, perché l'armatura è rossa. E con un capellino di antracite, un capellino di rosso, creare una sorta di, bah, non so neanche come definirlo, qualcosa di un grigio rossastro, ma leggerissimo, per poter dipingere questa zona leggermente in saturazione di rosso e anche tutta questa. Perché? Perché la catena, essendo comunque bella splendente, picchia sotto l'armatura che è rossa. La saturazione rossa poi riscalda un pochino, un tono caldo, quindi sulla catena che è tutta fredda male non ci sta, secondo me. Si vede appena appena, cioè è proprio si
si parla di micro gocce di colore, ma possono riempire tanto le ombre e le zone che risultano se no incolorate, ecco, non dipinte. Solamente lì, sopra no, perché comunque riceve un'altra tipologia di toni. Bene ragazzi, allora questo semplice e veloce video è giunto al termine, spero vi sia piaciuto. Ora, proprio per pignoleria, volevo aggiustare qui. Ecco qua, quindi come vi dicevo, per pignoleria abbiamo riaggiustato una parte di questo modello, e modello di una persona che si è rivolta appunto a noi per poter ottenere quelle che erano le sue richieste, quindi avere un modello bello con le nuovissime tecniche di metallo non metallo, eccetera eccetera, e abbiamo cercato di dare nuova vita a un modello, per carità, già perfettamente dipinto, però giustamente andiamo a, se si può, a migliorare quelle che sono le attuali condizioni. Bene ragazzi, mi fermo qui. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, iscrivetevi al canale. A breve, come vi ho detto, ci saranno nuove collaborazioni per quanto riguarda il canale con alcuni produttori, forse, se tutto va come deve andare, italiani doc al 100%, e quindi avremo la possibilità di avere materiale direttamente made in Italy. Ma non vi voglio accennare niente, non perdete il prossimo appuntamento, continueremo a guardare il nostro diorama, quindi la creazione dei terreni. Ci vediamo molto presto sul vostro canale di pittura preferito, ma prima di lasciarvi, ovviamente, vi voglio ricordare tutti quanti i nostri contatti. Mi potete trovare all'account Instagram k-painting-studio e mi potete scrivere su Gmail all'indirizzo kpaintingstudio@gmail.com per tutto quello che riguarda informazioni, consigli, richieste sui corsi, tutto quello che vi passa per la testa. Ovviamente commentate il video se c'è qualcosa che vi è piaciuto o non vi è piaciuto, per qualsiasi cosa. Siamo tutti quanti qui ad imparare insieme a dipingere. Bene, ragazzi, ci vediamo di nuovo molto presto sul vostro canale di pittura preferito. Ciao ciao! Pensavate che me ne ero scordato? Ecco qui, lo Space Marines che la mia bimba ha dipinto. Beh, per avere neanche 3 anni, non male. C'è ancora un po' di strada da fare, ma credo che abbia dipinto meglio che di me. Beh, ci vediamo allora di nuovo molto presto sul vostro canale di pittura preferito. Ciao ciao!